EPT di Monte Carlo, signori, si è concluso da pochissimi minuti il Day 1A. Cioè, siamo qua nel Principato, mi tocca nuovamente intervistare un pesarese, Marcello Miniucchi, è uno dei pochi italiani che ha passato il Day 1, un Day 1 che è stato veramente tosto perché abbiamo visto un tavolo, direi, non proprio morbido. No, il tavolo era tosto. Allora, intanto devo dire due cose. La prima è che sei uno stronzo perché ancora c'ha tutti sti capelli, io quelli con i capelli li odio. Ma tu non ce l'avevi da anni che non c'hai. Prima cosa. La seconda è che ieri ero al 2002, l'Airoller, diciamo, dell'FPS, messo benissimo, è passato lui, come non va? Brasato, non sono durato due livelli. Però oggi sono stato vicino, dai. Oggi abbiamo imbustato, intanto abbiamo imbustato. Dai. Ho avuto un po' di flessione, però. È andata benino, no, diciamolo, c'era cioè Benjamin Pollack, Ramon Colillas e un certo Ike Axton, quindi dici un attimo come è stata, soprattutto questa fine del day. Sì, sì, il tavolo era molto tosto, soprattutto fine day ho avuto un po' di flessione, una mano in uno specifico che apro le dame e Colillas flatta i 10, fuori posizione da piccolo buio e set al flop su 10-9-5. Per fortuna contengo la mano, ma insomma ne perdo un po' lì in quel piatto specifico. Però comunque alla fine ti sei rifatto, appunto siete in 105 su 363 partenti. Ti dicevo prima, di questi 105 rimasti c'è Antonio Buonanno che qua 9 anni fa trionfò. Ho visto che il field comunque è molto più over 40, anzi over 35 facciamo, che under. Non è un paese per giovani quello del poker oggi o cosa? Ma secondo me è abbastanza un caso che qua non ci siano così tanti giovani. C'è da dire che quelli che ci sono, che giocano in 5K, sono fortissimi, obiettivamente. Tutti gli under 30 sono veramente tanto forti. Quindi dal lato meglio, speriamo di avere un redraw favorevole per il day 2, perché si può fare bene, onestamente. Il field è duro. Però questa tappa nello specifico, essendo vicino, non so, sarà che ai francesi gli piace gamblarsi i soldi, non so cosa dire, però è veramente più facile delle altre. Va bene, allora diciamo che siamo solo a fine del Day 1A, quindi la strada in caso è ancora molto lunga. Molto lunga, ci vediamo per le interviste con la picca fra 5 giorni.